avevano già recitato qualcosa insieme Carlo Pedersoli, Bud Spencer e Terence Hill. Sì, certo, certo. Però forse è questo il film che ha creato la coppia. Beh, come coppia assolutamente sì, ma soprattutto con quei meccanismi, no? Cioè Carlo, che aveva capito tutto del personaggio subito, diceva: ho capito subito che dovevo arrivare un secondo dopo di lui, cioè lì faccio quello che comanda, no? Il ruolo è quello che decide, che fa, eccetera, però sono leggermente tardo da questa cosa, per cui l'altro mi arriva sempre con l'informazione giusta. Questo meccanismo lui l'ha accorto perfettamente, per cui questa cosa l'hanno mantenuta anche spesso dopo, il rapporto tra loro, questi sbuffi, no, di Bud, le biracchinate di Terence, eccetera. Marco Tullio Barboni è il figlio di Enzo Barboni, che con lo pseudonimo di E.B. Clacker ha firmato, ormai 50 anni fa, due episodi mitici del western all'italiana, o meglio, in quel caso, Fagioli Western. Lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, con Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, e Mario Girotti, più famoso come Terence Hill. Devo dire che l'atmosfera che si era creata sul set di Lo chiamavano Trinità non l'ho mai più trovata in nessun film, sempre con grande giovialità, sempre con grande leggerezza, perché soprattutto i film che erano diretti di mio padre non c'è mai stato uno screzio, non c'è mai stato un conflitto, eccetera. Era una persona che era molto facile, con quella quale era molto facile andare d'accordo. Quindi quella serenità, quell'allegria che si respira in tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill veniva da suo padre? Beh, di quelli che ha fatto lui sicuramente sì. Questo in particolare, alla serenità c'era una dose di incoscienza, perché si capiva che si stava facendo una cosa particolare, bisogna anche, diciamo, come dicono, contestualizzare il film. Era il 1970, si veniva da un western sanguinario, no? Tutti i film, a parte quelli di Leone girati in modo magistrale, ma su quella scia erano stati fatti decine di film che si praticamente rincorrevano la brutalità, sempre più duri, sempre più violenti, eccetera, eccetera. In effetti l'idea di fare Lo chiamavano Trinità, mio padre venne dopo aver fatto Django con Corbucci, persona di una simpatia strepitosa, grande professionista, eccetera, eccetera, però il film in sé, Django, era un film di una crudeltà assoluta, perché rincorreva questo filone, no, della durezza, della violenza. Credo che da qualche parte Corbucci lo racconti, no? Che lui arrivava sul set la mattina, andava Corbucci da Franco Nero, sì, Corbucci, gli diceva: fra, quanti ne ammazziamo oggi? Capito? Questa era perché era proprio un gran guignol, insomma, no? Poi c'erano delle crudeltà, il taglio dell'orecchio, la cosa, eccetera, eccetera. E mio padre pensò di ribaltare completamente tutti quei cliché, no? Il pistolero aveva il cappello nero calato sugli occhi, c'aveva il poncio eventualmente, aveva sempre questo sguardo truce, eternamente truce, no? E poi naturalmente poteva avere gli occhi azzurri di Franco Nero o quelli di Terence, ma insomma la chiave era quella. Ribaltare tutto, no? Cioè non più la polvere, il fango, ma i prati di Camerata Nuova, e non più morti così a raffica, iosa, ma schiaffoni, cioè ribaltare questa cosa, perché dice, è altrettanto lontano probabilmente dal western vero quanto il western che abbiamo raccontato finora, no? Ed era praticamente una presa in giro, una irrisione in qualche modo di questo western che ce l'avevamo inventati noi, ma senza un calcolo preciso. Sentiva che poteva essere il momento giusto, sentiva però solo lui, perché i produttori non ci pensavano per niente. Il successo fu incredibile, immagino. Il successo fu incredibile. E forse inatteso. Assolutamente, assolutamente inatteso. Sul set dei due film, Marco Tullio, che poi sarà sceneggiatore di altre pellicole con Bud Spencer e Terence Hill, era secondo aiuto regista, praticamente, batteva i ciak. Molte delle battute migliori, più efficaci perlomeno, di Lo chiamavano Trinità sono state partorite sul set, io ero lì per cui posso testimoniarlo, non erano nella sceneggiatura, nate lì per lì, spesso dal confronto tra Carlo e mio padre. No, perché non facciamo questo? Perché non mettiamo questo? No? E loro amavano raccontare spesso che le battute erano pensate in romanesco o in napoletano, poi tradotte in italiano e quindi in inglese, perché il film era girato in inglese. Ma questi film erano fatti per gli adulti o per i bambini? Questa è una bellissima domanda. Erano fatti secondo la vena di chi li faceva.
capito? C'era questa cosa, è una cosa che a me piace moltissimo di queste, di questi film a distanza di così tanti anni, è che vengono tramandati, cioè i padri li fanno vedere ai figli. E ci sono dei bambini, guarda, abbiamo fatto a Lugo di Romagna, è stato proiettato in un'arena il film, no? E c'erano bambini di 7, 8, 10, 12 anni che precedevano le battute, no? Non erano nati, sarebbero nati 25, 30 anni dopo, però l'avevano visto già talmente tante volte, e chi è che gli ha fatto vedere? I loro genitori, che a loro volta, capito? Ecco così. Per cui questa cosa succede soltanto nelle grandi magie, no? Questa cosa poteva essere Peppone Don Camillo, certi film di Totò e Peppino, no? Che c'è questa, sta Laura Roverardi, cioè che c'è questa cosa che fa sorridere l'adulto così come il bambino.